Buongiorno. Buongiorno. Dammi una tazza di caffè e una brioche se questo basta. La vuoi semplice o con un po' di zucchero? Con un po' di burro. La brioche? No, qualunque cosa, una ciambella è lo stesso. Va bene. Dagli uova al prosciutto. Sì, signora. Sei davvero gentile, sorella, ma non ho fame. Un po' di caffè e un boccone mi basteranno. Non fare lo stupido, dagli subito le uova al prosciutto. Con la bolletta che mi ritrovo 30 sensi in più o in meno. Tieni. Grazie. Vanno maluccio le cose, eh? Non ci sto mica per colore locale in questa baracca. Mi hanno messo alla porta la pensione. È un brutto guaio. Tutto va a scatafascio. Guerra in Europa, qui scioperi, non c'è lavoro, non c'è vivere. Bevi il caffè finché è caldo. Che ti è successo che ti hanno messo alla porta? Ti ho chiesto niente io. Ah, scusa. Prego. Da molto sei Hollywood? Quanto basta. Hai cercato di lavorare nel cinema? Qualcosa di simile. Deve essere un po' difficile. Credo, non sono riuscita ad entrarci, non lo so. No, poverina. Ah, senti un po' chi parla. Chi ha pagato le uova al prosciutto? Io a te o tu a me? Ma non vorrei che ricambiarti. Ah, sì? Dammi una lettera di presentazione per Lubitsch. È probabile che possa farlo. Chi è Lubitsch? Bevi. Sai recitare? Che cosa hai detto? Ho detto sai recitare? Se so recitare. Vorresti vedere una prova? Avanti. E piantala. La mia grande interpretazione sarà quella di una fanciulla che torna in lacrime al paesello. In quell'arnese? Guarda il tuo arnese. Ecco, pensavo, non hai un auto. No, e tu? No. E allora non fare il duca. E se vuoi ti dico pure le altre cose che non ho. Non ho uno yacht, né una pelliccia di visone, né una collana, né un castello, e neanche un casolare, e neanche un paio di forcine. Vorrei regalarti almeno una di queste cose. Non vorrei mica cercare di indurmi alla tentazione, no? Sai, il vantaggio di pagare da mangiare a un uomo è che non occorre ridere delle sue facezie. Se tu fossi un pezzo grosso come un regista o qualcosa di simile, io mi dovrei fingere ammaliata e cinguettare. Sì, Mr. Smargias. No, Mr. Smargias. Davvero, Mr. Smargias. Oh, Mr. Smargias e il mio ginocchio. Per favore, date un altro po' di caffè a Mr. Smargias. Un biscotto? No, fragoletta. Oh, Mr. Smargias, diventate un po' audace. Senti. Grazie. Senti, se tu volessi restare a Hollywood ancora. Non voglio restare a Hollywood neanche un po'. Ho consumato anche i soldi per il viaggio di ritorno. Ti stavo giusto dicendo, ho un amico che ora è fuori. Potresti abitare in casa sua per qualche settimana e non si sa mai, la fortuna potrebbe girare o potrebbe aiutarti un po' anche lui. No, grazie. Ti giuro che non è un tranello. Tu è vero, non sai chi io sia, ma avevo delle conoscenze qui a Hollywood. Quel mio amico ora è assente. E tu sai il modo di entrare in casa sua per la finestra? No, no, grazie. No, posso assicurarti che... Me ne vado al paese, bamboccio, cerco un passaggio e filo. No, non voglio credere che chiederai passaggi a tutti i delinquenti che trovi sulla tua strada. E allora non lo credere. Sicché salirai su qualunque macchina. Certo, escluse le Packard, la loro linea non mi piace. È terribile, corri il rischio di viaggiare con qualunque tipo di criminale accanto. I criminali sono tutti d'un tipo. Senti. Sì, Mr. Smargias. Questo mio amico, quello che ti dicevo che è fuori città, non mi dirà niente se prelevo la sua macchina. Che cos'è, un triciclo? No, vedrai, aspettami qui. No, non andarti a ficcare in qualche pasticcio. Non vado a ficcarmi nessun pasticcio, devo ricambiarti le uova al prosciutto. Non è necessario, bamboccio. Quando ti cambierà la fortuna pagherai a qualcuno che ha fame delle uova al prosciutto e saremo pari. D'accordo, tu rimani qui e in mezzo minuto sarò di ritorno. Com'è il nome di quel regista? Lubitsch. Lubitsch.